Ciao ragazzi, per la classe di oggi partiremo a terra e andremo a fare tre movimenti. Il primo movimento è un hip rotation, ok? Dove andremo a muovere la linea delle anche destra e sinistra e in più aggiungeremo una flessione del tronco completata la rotazione delle anche. Quindi ruoto con l'anca destra e sinistra e andiamo in rotazione. Ok, andremo a fare 10 ripetizioni, quindi sono 5 per lato. Poi, completato questo, andremo a fare uno squat flow più rotazione del tronco. Quindi piedi larghezza spalle, andremo in squat verticali, tallone ben appoggiato a terra, fuori il petto, e da questa posizione andremo a farci una rotazione a destra e una rotazione a sinistra per poi risalire. Risciamo in squat verticale, rotazione a destra, rotazione a sinistra, per 8 ripetizioni, ok? Nell'ultimo movimento che andremo a fare è un movimento dinamico, è un bear crawl, ok? Partiremo in posizione di bear a terra in quadrupedia e andremo a fare per 10 metri, dipende dallo spazio che avete a disposizione dentro casa, una camminata cercando di rimanere sempre in posizione, ok? Come vedete rimango sempre in linea con un angolo di 90 gradi. 10 metri, questo lo andremo a fare per 3 round. Cerchiamo di dare qualità, non è un four time, quindi andremo a fare 3 set cercando qualitativamente di lavorare in questi movimenti. Allora ragazzi, andiamo a vedere la movement review dei movimenti che andremo ad affrontare poi nel workout. Allora, oggi abbiamo bisogno di un manico di scopa e di uno zaino. Riempite voi lo zaino a vostro piacimento. Allora, il primo movimento che andiamo a vedere si chiama Turkish Get Up. Come funziona? Allora, partiremo con lo zaino, con la mano sull'impugnatura dello zaino, ok? Partiremo con il braccio sinistro, in questo caso il braccio rimane teso, ok? La mano è in appoggio sulla maniglia. Il ginocchio omolaterale al braccio è flesso, la gamba opposta è tesa, ok? Da questa posizione il braccio libero appoggia a terra, andremo a fare attraverso una spinta, andremo in appoggio sul gomito, ok? Il gomito appoggia, da questa posizione lo step successivo sarà spingere con la mano e andare a distendere il braccio, ok? Poi spinta dell'anca in alto, ci creiamo spazio, ok? Quindi come vedete spingo in alto con l'anca, la gamba opposta scivola in posizione di lunges e mi sollevo, ok? Il braccio rimane sempre teso, da questa posizione la gamba in appoggio spinge e ritorniamo in piedi, ok? Per tornare a terra la stessa cosa, ma seguiamo l'inverso, quindi andremo a terra con il ginocchio dietro, appoggio la mano a terra, ok? La gamba scivola avanti, ritorna tesa, appoggio il sedere, il gomito si flette e ritorno scapole a terra, ok? E il movimento è concluso. Questo era il Turkish Get Up. Adesso andiamo a vedere il secondo esercizio, sempre con lo zaino. Questa volta abbiamo bisogno del nostro manico di scopa. Lo andremo a mettere tra gli spallacci in maniera simmetrica. Il secondo movimento si chiama Squat Clean, ok? Allora, è un movimento che viene dal sollevamento pesi e funziona in questo modo. Si parte in posizione di partenza, dove la linea della schiena è iperestesa, quindi non curva, ok? E da questa posizione andiamo in estensione con l'anca. Nel momento in cui il nostro bastoncino è arrivato all'altezza dell'anca, siamo noi che repentinamente ci fiendiamo in squat e poi risaliamo. Quindi in maniera dinamica andremo a fare un'estensione, uno squat repentino e una distensione. Ok? Quindi scendo, tocco, apro e mi infilo. Questo era il secondo movimento. Poi il terzo movimento è un movimento di ginnastica, si chiama shoulder tap, ok? Allora andremo a vedere varie versioni, la versione più difficile e la versione più scalata. Allora, la versione classica è questa, si parte petto a terra, si fa un wall climb, quindi si cammina sul piano d'appoggio, che potrebbe essere un muro o una porta, e si arriva in verticale. Da questa posizione, in maniera alternata, andremo a truccare con uno sbaricentramento del nostro bacino le nostre spalle. Per chi fa difficoltà, possiamo fermarci qui, stessa cosa, rimanendo bene in orlo, quindi non spanciamo, andiamo a toccare le spalle in maniera alternata.
Naturalmente per chi fa fatica andiamo a vedere delle opzioni facilitate, possiamo mettere i piedi su un divano, su una sedia, sul tavolo, andiamo in posizione di pie cercando la perpendicolarità e da questa posizione andiamo a toccare le spalle in maniera alternata, stessa cosa. Questo era il terzo movimento, l'ultimo movimento che andremo a vedere si chiama mountain climb, un esercizio per l'utilizzo del core. Allora, andiamo in pelvic position, sulle braccia, piedi larghezza spalle, siamo ben in spinta, belli rotondi, non siamo spalciati, e da questa posizione, in maniera alternata, andremo a portare il ginocchio in linea con il gomito. Andiamo a vedere il workout di oggi, qualche strategia, qualche tips su come affrontarlo. Allora, il workout consiste in un buy-in, ok? Quindi un movimento d'ingresso in cui andremo a fare 50 ripetizioni di mountain climber alternato, ok? Quindi gamba destra e gamba sinistra e ginocchio che arriva all'altezza del gomito, quindi sono 25 per lato. Poi, completati i 50 mountain climber, andremo a fare 12 round, ok? Quindi 12 giri di 1 più 1 Turkish Get Up. 1 più 1 vuol dire un Turkish Get Up con il braccio destro, un Turkish Get Up con il braccio sinistro. Il secondo movimento saranno 5 Backpack Squat Clean, quindi 5 squat clean con lo zaino, quindi infilando bene il bastoncino sugli spallacci in maniera simmetrica. Poi andremo a fare 20 Shoulder Tap. Shoulder Tap, avete le varie opzioni, dalla porta fino ad arrivare al Pike Shoulder Tap, ok? E quindi scegliete voi su come lavorare, o al muro, alla porta, sul divano, sulla sedia, tavolo che sia. Completati 12 round abbiamo un cash out di 50 mountain climber come all'inizio. Allora, sicuramente i 50 mountain climber non sono un grosso problema, quindi proviamo a farli unbroken al vostro pace in maniera alternata. Poi, nei 12 round, 12 round non sono pochi, quindi cerchiamo la qualità del gesto nei Turkish Get Up sicuramente, velocità nella ricezione dello squat, nello squat clean, ok? Shoulder Tap, stessa cosa anche qua, cerchiamo la massima perpendicolarità della schiena per appunto cercare di massimizzare lo sbaricentramento a destra e a sinistra del bacino, che ci permetterà poi un tocco, diciamo, lineare della spalla. Si chiude con 50 mountain climber, qua magari potremmo essere un po' più stanchi alla fine di tutto il lavoro, quindi stessa cosa, se abbiamo bisogno di spezzare, spezziamo con intelligenza. Il workout di oggi prevede come cool down due set easy base da 10 down and up, rimanendo sempre a braccia tese, lancio le gambe, ritorno di stand all'anca, 10 ripetizioni e 10 Cossack squat alternati. Stance larga, andiamo in accosciata prima a destra e poi a sinistra. Questo lo andremo a fare per due set per cercare di abbassare i battiti e cercare di far defluire l'acido lattico. Allora, stretching di oggi, ci mettiamo a terra, posizioniamo la gamba avanti con un angolo di 90 gradi, la gamba posteriore distesa, da questa posizione andiamo a mantenere per 2 minuti la posizione di pigeon position. Qua dobbiamo sentire pressione e stretching sulla fascia del gluteo. Andremo a fare 2 minuti a destra e 2 minuti a sinistra. Poi, sempre da seduti, lavoriamo sul pancake, ci sbaricentriamo sul piede sinistro un paio di minuti, cercando di trazionare e riavvicinare il petto al ginocchio, 2 minuti sul lato destro e per finire 2 minuti centrali. Poi da questa posizione, flettendo, portando entrambe le gambe distese, fletto la gamba destra e vado a trazionare il ginocchio al petto. Un paio di minuti, stessa cosa. E poi andiamo sull'altra. Poi da questa posizione andiamo a raccogliere le gambe, piante dei piedi che si toccano, ci aggrappiamo alla punta delle scarpe e cerchiamo di portare la linea dei gomiti verso il terreno, cercando di curvare bene la schiena e di rilassare il collo. Poi da questa posizione andiamo a lavorare sulle spalle, le gambe rimangono tese, le braccia scivolano dietro, andiamo a farci per 10 ripetizioni, 10 aperture, rilassando il collo indietro e 10 chiusure. Curiamo bene inspirazione ed espirazione, quando inspiro apro, quando espiro chiudo. 10 ripetizioni per allungare bene
l'upper body. E anche oggi abbiamo fatto. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.